Eccoci qua, benvenuti, benvenuti a casa mia. Oggi facciamo una diretta velocissima, anche perché dopo 4 anni che facciamo dirette, ne abbiamo fatte veramente tante, 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 e è difficile sorprendere voi clienti. Comunque in questo gruppo ci sono persone nuove, persone che hanno appena acquistato i nostri coperchi, quindi vogliono imparare ad utilizzarli, quindi magari ripeteremo delle ricette, ma credo che questa ancora non l'abbiamo fatta, ma anche se l'abbiamo fatta è bello anche rivedere qualcosa, di sicuro cambieremo sempre qualcosa perché la cucina è fantasia. E quindi basta cambiare un pochettino e già cambia la ricetta. Allora, vediamo un attimino chi si collega. Ciao a tutti, ciao, mi sentite? Sì, ok. bene. Allora, cosa andiamo a fare oggi? Visto che ci dobbiamo preparare per la prova costume, aspetta che giro un po' qua, per la prova costume, insomma, tra poco inizieremo a dare, ma visto il tempo, insomma, sarà breve, anzi c'è già chi fa il bagno, quindi giù al sud, e quindi ho pensato di fare una ricetta fit, diciamo, proteica, ok? Senza rinunciare al gusto, perché quando si tratta di mangiare sano, mangiare meno, mangiare con condimenti controllati, insomma, quando si tratta di fare attenzione, si tratta di mangiare con poco gusto e si tratta, insomma, di come dire, un po' di sacrificio. Quindi stasera adesso vi faccio una diretta, una ricettina, dove c'è qualcosa di sfizioso, inoltre lo potete variare in più modi e quindi cambiare. È un'idea per una colazione salata, può essere un salvacena o addirittura anche a pranzo, perché no? Insomma, va bene per tutti. Allora, cominciamo così, facciamo veloce veloce. Ho grattugiato una zucchina, ok? Vado a usare una zucchina grattugiata. Vado a mettere un po' di formaggio magro, ok? Di quelli tipo spalmabili, insomma, magro, ok? Poi vado a mettere un cucchiaio e mezzo di parmigiano, che parmigiano va bene, un uovo. Poi dopo vi scrivo la ricetta. Andremo a fare, per la miseria, andremo a fare dei pancake salati proteici, che poi fatto pancake o fatto più grande, ci puoi fare una piadina salata proteica, va bene. Allora andiamo intanto a mischiare. Ciao, ciao Gabriella, benvenuta. Ciao a tutti. Ciao Chiara. Chiara, oggi ti stupisco, eh. Ecco qua. Ciao Tito. Sì. Allora, ecco qua. Sicuramente qualcuno di voi magari già lo fa, ma andiamo a vedere come farlo con il Magic Cooker, perché è anche quello. Allora, adesso a questo punto andremo a mettere della farina. Io vado a mettere 2 cucchiai di farina di ceci, ok? Che è una farina proteica, non è la solita, la farina normale 00, che è quella non va bene. Ecco qua. E poi vado ad aggiungere l'avena, ok? Vado ad aggiungere l'avena. Adesso questo non mi ricordo come si chiama, aspetta, lo dico subito. Ecco, la crusca. Crusca d'avena. Oppure, se avete, mettete la farina d'avena, insomma, quello che volete. Ecco qua, andiamo a girare. Se serve, si poteva aggiungere del latte, ma
visto che abbiamo messo, come si dice, le zucchine così senza sgocciolarle, già hanno del liquido. E poi perché sgocciolarlo? Ci sono tutti i sali minerali, tutte le proprietà, perché sgocciolarlo e mettere il latte? Lasciamo quello, ok? E andiamo a ottenere un impasto, diciamo così. Oh, non si vede. Ecco qua, un impasto così, ok? Ecco qua. Se serve, che volete più denso, leggermente più denso, potete aggiungere altra farina d'avena, oppure farina di ceci, oppure potete usare la farina di riso, va benissimo. Quindi, ecco questo qua pronto, e adesso andiamo a cucinare col nostro Magic Cooker, ottimizzatore d'acciaio. Allora, vado a mettere un filino d'olio, poco, poco, dobbiamo fare fit, allora dobbiamo fare fit, fit. Andiamo a stendere proprio con un pennellino, giusto, un pelino, ok, il nostro, olio, e andiamo a mettere, intanto lo accendo, tanto metto in maniera veloce, e andiamo a fare i nostri pancake salati. Ecco qua, aspetta che vi faccio vedere, metto giù, cercherò di farli più o meno della stessa misura, speriamo che ce la faccio. Dice, io speriamo che me la cavo. Ecco qua, ci siete? Sì. Allora, vado a mettere dentro così e vado a coprire col nostro Magic Cooker. Oggi uso l'induzione, quindi vado a fare a 8 per circa 3 minuti, 3-4 minuti a 8, e poi abbasso la fiamma e girerò i miei pancake. Scusate se non leggo tutte le domande, ma siccome devo cambiare le lenti, Allora, io ho un piano di induzione che arriva a 9. Anche i piani di induzione sono diversi l'uno dall'altro. Se avete un piano che arriva a 13, 15, 14, dovete regolarvi un attimino. Penso che diciamo una temperatura bella sostenuta, mai usare tutto il pieno, insomma, diciamo che quello là ce lo lasciamo per il fritto, ok? Per le cotture così delicate, no? Quando diciamo fiamma alta, sì. Ma nel caso dell'induzione, ecco, io arrivo a 9, sto a 8, ok? Poi ho scoperto che, ma non lo so se è solo il mio o se è proprio così, per esempio la parte di qua è più forte, la parte di qua è meno forte, non si capisce, non si capisce bene. Allora, intanto che siete qui, prendo un coperchio a caso e vi parlo del Magic Cooker, perché so che ci sono persone nuove che ci conoscono da poco, e quindi dobbiamo spiegare un attimino che cosa fa questo meraviglioso coperchio d'acciaio. Allora, innanzitutto, grazie a questi fori di Venturi, chiamati fori di Venturi, io li chiamerei fori a ciminiere, insomma, questi fori conici che aspirano, ma che lavorando al contrario aspirano all'interno della pentola, si crea un circolo d'aria che mantiene una temperatura costante. Questo fa sì che la temperatura dentro alla nostra alle nostre pentole, tutte le pentole, mantengono una temperatura costante e non va a rovinare le proprietà organolettiche dei cibi. Allora, diciamo una cosa, siamo abituati a cucinare al forno, siamo abituati ultimamente anche con la friggitrice ad aria e quant'altro. Sono elettrodomestici probabilmente comodi,
Il problema sono le temperature, signori miei. Il problema sono le temperature. Noi di Magic Cooker vogliamo cucinare a basse temperature. Non vogliamo cucinare ad alte temperature perché noi andiamo a preservare i sali minerali e le proprietà organolettiche. Ora, che cosa succede? Il calore qui nella base della pentola è bello sostenuto in questo momento. Attenzione, possiamo alzare e controllare tutte le volte che vogliamo. Addirittura questo è già troppo alto, vado a mettere a 5 e vado a vedere un attimino. Quindi, pensate quanto è veloce. Vabbè che io ho l'induzione, però è velocissimo. Quindi, le temperature troppo alte fanno male. Noi andiamo a togliere. Guardate qua, sono già fatte. E vado a girare, ve le faccio vedere. Mamma mia, che velocità! Ok, le vado a girare, ecco qua, e abbasso la temperatura. Basta, cioè io avevo detto 3 minuti, ma ne sono passati 2. Basta. L'ho messo a 5, l'ho messo a 5, girato, messo a 5, lasciamo per 1 minuto, dopodiché spegniamo e il calore che gira all'interno della pentola me lo va a finire di cuocere, ok? Quindi io ho un prodotto sano, perché cucinare nel forno cosa vuol dire? Vuol dire alzare troppe le temperature nella friggitrice ad aria. Il problema è la temperatura, la comodità va bene. Ma la temperatura è veramente alta. Se voi vi informate, sono le basse temperature che mantengono le proprietà organolettiche dei cibi. Vedete che la verdura non si bolle più, non la facciamo più bollire perché l'acqua, se no, la buttiamo via. Io ho usato un prodotto praticamente integro perché ho lasciato l'acqua della zucchina, non l'ho neanche scolata. Perché scolarla? Perché scolarla e aggiungere magari altro liquido? Ce l'abbiamo già, ok? E in questo modo noi andiamo a fare. Spengo, ci ho messo 3 minuti, veramente 3 minuti. Ora, questo potrebbe essere un salvacena, potrebbe essere una colazione fit, perché adesso andiamo a vederlo. Tra l'altro, abbiate pazienza, tanto lo devo mangiare io. Ho dimenticato di mettere il sale e il pepe. Potete mettere sale, potete mettere pepe, potete mettere della curcuma, potete mettere tutte le spezie che volete, della mentuccia, insomma, aggiungete il più possibile quello che volete. E adesso andiamo a vedere come sono venuti questi pancake. Poi vado a fare gli altri, ma lo voglio sistemare nel mio vassoio. Ma che bello, eh? Il nuovissimo vassoio Magic Cooker e andiamo a preparare questa colazione. Ora, colazione, pranzo, cena, quello che volete. Ora, la fantasia è vostra a questo punto, no? Io ho fatto i miei pancake in veramente pochissimo tempo, ma sono certa e sicura che i sali minerali, tutte le proprietà organolettiche sono rimaste qui dietro, perché vedete come fa subito, la temperatura arriva subito e invece mi va a rovinare. Invece in questo modo io ho rosolato, ma quando io ho girato, praticamente la parte di sopra era già cotta, perché per il calore riflesso dal coperchio mi va a cuocere già questi pancake fit. Allora, andiamo a vedere. Vado con le mani, quindi metto un pancake e vado a mettere questo. Io metterò della bresaola, ma potete mettere. Mi vedete? Ecco qua. Aspettate, così. Allora, vado a mettere il mio pancake della bresaola. Vado a mettere, ho già qui condito un avocado tagliato a fettine e l'avocado dice che è buono e va bene per il fit, perciò un avocado tagliato a fettine è già condito. Vado a mettere un altro pancake, vado a mettere un'altra fettina di bresaola e ancora un altro pancake. Cosa possiamo mettere? Un'altra fettina di bresaola perché acqua la facciamo mista, che ce frega a noi.
Facciamola così, l'ultimo strato lo faccio misto. Vado a mettere la bresaola con l'avocado insieme, ancora. Vado a mettere questo, eccolo qua. Cioè, ah che bello, ah che bello. Ciao Gabriella, ah che bello. E adesso, Chiara, preparati. E adesso ho fatto un pesto di zucchina, così la vado a mettere, che la faccio scendere anche un po', che bello che scende, aspetta per le foto, ci vuole. Eccolo qua, un cincinino di olio e, se vi piace, un pomodorino sopra. Io non lo posso mettere perché non lo posso mangiare, sennò poi chi se lo mangia? Ecco qua, guardate che meraviglia, eh? Pochissimo tempo, una cena, una colazione, un pranzo proteico, fit, va bene in questo periodo, gustoso, gustoso, saporito, pieno 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 di sali minerali, pieno pieno di vitamine per affrontare la giornata o la serata, magari dobbiamo uscire, che ne sappiamo. Ok, poi con lo stesso impasto potremo realizzare anche, volendo, una piadina. Quindi cosa faccio? È di sera, voglio una piadina, la piadina è in grassa, insomma, perché c'è dentro lo strutto, insomma, quelle cose lì, e mi vado a fare una semi piadina. Tanto con Magic Cooker in pochissimo tempo, guardate qua, ecco, non ve lo faccio vedere, vado ad allargare così, così finisco proprio tutto l'impasto. Vi ho fatto vedere tutto perché ho fatto velocissimo, non mi aspettavo di fare così veloce. E così, intanto che va, vi spiego ancora una cosettina. Aspetta, poi vi scrivo bene la ricetta, è facilissima, velocissima, ma attenzione, su internet, su Google, da tutte le parti, insomma. Ecco qua, vado a rimettere a 8. A sto punto faccio 2 minuti perché sennò è troppo. Ecco qua, abbiamo fatto. Allora, che stavo dicendo, mi sono persa. Vado a fare una piadina in pochissimo tempo, una piadina proteica, e posso andarla a condire sempre allo stesso modo. Posso mettere la bresaola, posso mettere la mozzarella e lo vado a rigirare. Adesso prendo anche la mozzarella così lo faccio vedere. Ho fatto velocissimo. Allora, volevo dirvi due cosine. Abbiamo la raccolta punti, la nostra famosissima raccolta punti, per avere prodotti in più che adesso vi mancano, e perché acquistarli quando li potete avere gratis. E soprattutto abbiamo l'opportunità di entrare nel mondo Magic Cooker. In che modo? In una community. In questi giorni sentirete parlare della nostra community e potrete aver accesso allo sconto. Uno sconto che va fino al 40%. Uno sconto che arriva fino al 50%. Grazie Chiara che mi hai corretto. Uno sconto che va fino al 50%, non al 40, al 50. Alcuni prodotti al 40, alcuni al 50. Quindi uno sconto meraviglioso. Vi piacerebbe avere uno sconto su tutti i prodotti della Magic Cooker? Chiedete alle vostre consulenti, dovete chiedere alle vostre consulenti e loro vi diranno come funziona lo sconto. Ed è vero, è uno sconto reale, lo potete avere, tutti possono averlo, basta che chiedete e vi spiegheranno tutto. Va bene? Chiara, guarda qua che cosa ho fatto. Ho fatto dei pancake fit, aspetta che sono passati 2 minuti, andiamo a girare, aspetta, si è spento, ecco, così. Allora, dei pancake fit,
nel senso che li abbiamo fatti con la farina di ceci e la crusca d'avena, oppure si poteva mettere anche la farina di riso, a chi invece poteva mettere anche tutta crusca d'avena, addirittura qualcuno col grano saraceno, insomma, spaziate. Sui social ci sono veramente tante ricette, dovete semplicemente abbinare le ricette al nostro coperchio Magic Cooker. La ricetta non cambia. Cambia semplicemente il nostro metodo di cottura, che non è poi così difficile. È un coperchio, va appoggiato e va messo lì. Solo che grazie a questo coperchio noi riusciamo a mangiare più sano e a sfruttare le basse temperature. Ok, adesso da questo lato è pronto, lo vado a girare dall'altro lato e che cosa vado a fare? Benvenute. Arrivo, eh? Che cosa vado a fare? E mo ve lo dico. Ecco qua. Allora, ho girato la piadina proteica di zucchine. Ci siete? Ok, la piadina proteica di zucchine. Stavo dicendo per le ultime arrivate, che sono 4 anni che siamo su questo gruppo e facciamo veramente tante, tante, tante ricette. Ora ne abbiamo fatte veramente tante che probabilmente qualche ricetta si ripeterà. Non ricordo se abbiamo fatto questo tipo di ricetta, ma non fa niente perché ogni ricetta è a sé, ha qualcosa di diverso. Poi vi scrivo la ricetta e vi mando anche le foto, ma adesso andiamo a vedere questa piadina. Allora, spengo. Spengo, spegniti, ecco, spento, spento, 3 minuti, 3 minuti per avere sapore, gusto, bontà, sana alimentazione e tutto quello che volete. Ma che gli volete dire? Allora, guarda qua, vado a mettere un po' di mozzarella, in questo caso vado a mettere la mozzarella. Ok, io ho usato una senza lattosio perché comunque il lattosio non lo posso mangiare e vado a mettere la bresaola. La bresaola si mette sempre da spenta, come si sa. Ecco qua, vado a girare. Adesso la mettiamo qua. Ecco qua, così ho. Il mio, no, mi si è spostata la salsina. Ecco, guardate la pentola pulita. Guardate la pentola. No, aspetta, che ve lo dico a fa. Le nostre pentole hanno un'antiaderenza pazzesco. Guarda qua, la passata. Guarda qua, guarda che roba. Sapete, mi sa che non leggo più i messaggi. Non so se me li state scrivendo, fa niente. Allora, ecco qua. 3 minuti per i pancake e 3 minuti per la piadina di zucchine fit. Potete sostituire una colazione salata fatta lì al momento, non ci vuole niente a grattugiare una zucchina, oppure un salvaceno addirittura a pranzo, insomma, quando avete fame. Ok? Adesso vi faccio le foto e vi mando anche la ricetta. La cosa importante è chiedere come avere lo sconto. Come posso avere lo sconto? Voglio avere lo sconto. Come posso fare? Chiedete perché è una cosa meravigliosa. Ok, io vi saluto, ma veramente lampo questa diretta, veramente lampo. Vi do appuntamento alla prossima diretta, non mancate e se volete vedere qualche ricetta, scrivete, dateci idee, scrivete, noi esaudiremo i vostri desideri. Un bacione, ciao! Volete vedere come la mangio? Aspetta, 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 aspetta. Aspetta, però quella è molto calda. Adesso assaggio questa. Ah no, devo fare la foto. Ve lo faccio dopo la foto che l'ho assaggiata, ok? Ciao!